è stato uno dei padri fondatori dell'Europa come la conosciamo oggi. De Gasperi contribuì a dar forma all'idea di un'unione pacifica delle nazioni dopo l'orrore di due guerre mondiali, entrambe originate in Europa. Nel giugno 1946 divenne il primo presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana. Nacque nel 1881 tra le montagne del Trentino in una famiglia molto povera e profondamente cattolica. Si laureò in lettere all'Università di Vienna, partecipando fin da giovane a numerose attività politiche di ispirazione cristiano-sociale. De Gasperi dedicò tutta la sua vita alla politica e aiutò l'Italia e l'Europa intera nel difficilissimo processo di rinascita dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ostile ai fascisti, nel 1927 fu arrestato e condannato a 4 anni di reclusione. Dopo aver scontato 16 mesi fu rilasciato grazie all'intervento di Papa Pio XI e nel 1929 divenne bibliotecario in Vaticano. Alcide De Gasperi è probabilmente una di quelle figure che in inglese si direbbe bigger than life, cioè di una proporzione ulteriore rispetto a quella delle persone normali. Questo non perché si ponesse lui come un superuomo, un leader carismatico, anzi era il contrario. Lui però aveva la forza della coerenza, la forza della fede, anche che è una componente fondamentale della sua vicenda umana, e la capacità di interpretare i tempi, ed è questa è la dimensione del vero statista. Lui ha preso un paese come l'Italia in condizioni disperate, 6 case su 10 erano andate giù in quell'epoca per i bombardamenti, l'Italia aveva perso la più grande guerra della storia dell'uomo, l'aveva persa perché l'aveva combattuta dalla parte sbagliata, lui recupera questo paese che tutti avrebbero preso volentieri a calci, diciamolo, e lo porta in una decina d'anni alla soglia del boom economico. Alla ricerca di aiuti per la ricostruzione dell'Italia, nel gennaio 1947 De Gasperi si recò a Washington per un incontro con l'amministrazione Truman. De Gasperi parlava perfettamente il tedesco. Aveva delle ottime conoscenze d'inglese, ma non aveva quella dimestichezza col mondo americano che poi hanno avuto altri, inevitabilmente, aveva altri paesi di riferimento. Lui va in America nel 1947, adesso c'è una visione un po' distorta della storiografia di sinistra, diceva prendere ordine e poi fa fuori dalla coalizione di governi comunisti. Non è esattamente questo il punto è che lui presenta a Truman, all'amministrazione Truman, un paese che appunto deve rinascere, gli americani sono l'unico paese fra gli alleati che sono disponibili nei confronti dell'Italia, francesi e inglesi hanno un atteggiamento punitivo. Lui presenta appunto all'amministrazione Truman se stesso, la sua cultura democratico-cristiana, che è qualcosa di molto avulso della mentalità americana, e la necessità di stabilizzare l'Europa stabilizzando l'Italia. Il percorso di De Gasperi è stato segnato da un continuo e profondo rapporto con Dio, facendo coincidere la sua esperienza religiosa con le sue scelte politiche. L'idea di uno Stato laico radicato nella fede cristiana accomuna De Gasperi al cancelliere tedesco Konrad Adenauer e al ministro degli esteri francese Robert Schuman nel gettare le basi di un'Europa unita e pacifica. L'Unione nacque così sulle spalle di 3 cattolici, 3 uomini di frontiera, 3 uomini perseguitati dal nazifascismo. Capisce che l'Europa però è una grande quercia a cui bisogna dare dei secoli anche per svilupparsi, con una grande anima, le radici giudaico-cristiane del vecchio continente, quindi capisce che è il momento di por fine alla guerra di 2000 anni, cioè questa guerra costante che ha segnato la storia tremenda del nostro continente. Si mette d'accordo con altri personaggi di confine, Adenauer era della Nordrhein-Westfalia, Schumann era alsaziano, tutti, ripeto, zone di confine, quindi hanno grande capacità di capire che confini ci sono per essere superati. Alcide De Gasperi ha sempre inteso la politica come la più alta forma di carità, nella convinzione che la democrazia può nascere solo da un senso di fraternità, una fraternità che aveva come fonte il cristianesimo.